Ciao ragazzi, buona giornata, come state? Sono appena svegliato, sono rientrato alle 4 questa notte da Torino e è stata una bellissima esperienza, quindi ringrazio Socios per aver dedicato un invito a me e alla mia fidanzata per quella che è stata la grande partita del ritorno a casa da parte di Juve. Forse quindi è per questo che mi sono arrabbiato ancora di più nei confronti della squadra, ma ci arriveremo. Voglio partire da questo punto qua. Lo avete visto, ha fatto il giro del mondo letteralmente, in Inghilterra, in Italia, dappertutto, e vi ringrazio, vi devo ringraziare perché ho visto che dovunque nei commenti dei post che ripostavano la mia foto con il cartello c'era un vostro commento che andava a taggare il mio profilo per farmi capire che addirittura qualche ragazzo è andato a chiedere ai gestori delle pagine almeno di taggare per riconoscere il lavoro, perché questo è un contenuto che ho creato io. È mio personale, c'è la mia faccia, c'è la mia idea e quindi mi ha fatto molto piacere, quindi vi chiedo di continuare sotto questa falsa riga. Io non sono per niente arrabbiato se questa foto gira, perché sapete come la penso io. Penso che sia giusto prendersi poco sul serio quando si parla di calcio, perché chi si prende troppo sul serio quando parla di calcio, non lo so, non credo che sia un buon esempio. A me piace essere autoironico, pungente, addirittura quella foto l'ho pubblicata post partita per farvi capire la mia delusione, il mio stato d'animo, e non vi ho mai nascosto, anzi dal momento esatto in cui si è iniziato a parlare di Ronaldo che veniva dalla Juve sono stato il primo a dirvi: ragazzi, occhio, perché qua bisogna fare qualcosa, perché la squadra diventa più scarsa senza Cristiano Ronaldo e sostituirlo è impossibile, quindi ridimensionamento anche delle ambizioni. Non pensavo fino a tal punto, spero che non sia così. Adesso c'è da fare un bel discorsino, le pagelle saranno soltanto il finale di questo video che voglio veramente farvi a cuore aperto. Non è una critica, non è una polemica, non è uno sfogo, non è niente. Voglio veramente parlare da tifoso a tifoso per farvi capire la mia presa di posizione in questo momento. Moise Kean è il primo rinforzo post Ronaldo. Per tutte le altre notizie di mercato c'è OneFootball, scaricare il link qui sotto in descrizione. Signori, mancano 72 ore, meno di 72 ore alla fine del mercato. Oggi è il 29, no, non è vero, ne mancano 48, oggi è il 29. Ragazzi, ancora peggio, cioè martedì chiude il mercato, cioè tutta la giornata di oggi, lunedì e martedì. Poi chi si è visto, e quindi OneFootball scoppierà da un momento all'altro. Qualcuno ieri nel video del post partita allo stadio, che aperta parentesi è andato divinamente, credo che sia il post partita dato meglio in assoluto, e vi chiedo anche scusa perché lo dico nello stesso video, è privo di contenuti, sono 3 minuti di delusione cocente, ero quasi sbalordito da quello che mi era capitato di vedere allo stadio. Non mi era mai capitato davvero di andare allo stadio. Ho fatto l'abbonamento per anni allo Juventus Stadium, sono andato a vedere tante altre partite, forse una Juve che non fa nemmeno un gol non l'avevo mai vista. Faccio fatica a ricordarmela, neanche in Champions. Non mi viene in mente, sinceramente, in questo momento non mi viene in mente. E non solo il discorso legato al gol, ma l'atteggiamento, e ci arriveremo. Qualcuno mi ha detto: ah, forse te la sei presa un po' troppo. Ragazzi, una cosa, che non passi il messaggio che la Juventus che perde in casa con l'Empoli è una cosa normale. Se sei un tifoso della Juventus e ieri sera non ti sei arrabbiato, è grave. Non puoi non arrabbiarti se la Juventus perde in casa con l'Empoli in quel modo, perché l'Empoli non ha rubato niente. L'Empoli ha fatto la sua partita, ha fatto una gran partita, addirittura in vantaggio di 1-0, ha cercato, ha tentato il raddoppio. Poi ha perso tempo, sì, ha perso tempo ragazzi, stava vincendo, lo doveva fare. Muoversi per darci possibilità di recuperare. A calcio si gioca così, sempre è stato così, anche a giocare noi, quando giochiamo noi a calcio. Siete sempre velocissimi quando state vincendo, volete andare per far vincere l'avversario, far palleggiare l'avversario. Io penso di no, penso che sia normalissimo fare così. Quindi che non passi veramente il messaggio che è normale aver perso in casa con l'Empoli, perché non è normale, come non era normale l'anno scorso aver perso in casa col Benevento. A maggior ragione dopo un hack del genere, dopo 2 anni di stadi chiusi, con i tifosi che finalmente tornano a casa, i calciatori dovevano avere dell'adrenalina addosso, dovevano avere dell'adrenalina, torna alla normalità, cosa che non si è vista, dovevano avere dell'emozione, della carica, anche positiva e negativa insieme, per far vedere che Cristiano Ronaldo che se ne va, ma si è sbagliato. Ragazzi, Cristiano Ronaldo che se ne va, si è sbagliato, bisogna farglielo vedere. Invece atteggiamento passivo completamente, una buonissima partenza, perché nei primi 20 minuti Juventus è arrembante, va all'attacco, unicamente con Federico Chiesa, l'erede di Cristiano Ronaldo, signore Federico Chiesa, ma non è ancora pronto per essere Cristiano Ronaldo. Non lo sarà forse mai, gli auguro di sì, spero di sì, ma come Cristiano Ronaldo è difficile essere. Ma Chiesa è l'unico veramente che ieri ci ha messo della voglia di andare a vincere quella partita lì.
Cioè, adesso che non c'è Cristiano Ronaldo, tutti i giocatori che erano abituati al compitino, il famoso compitino, perché tanto c'è Ronaldo, Ronaldo adesso non c'è più. Bisogna salire in cattedra, ragazzi, eh. Adesso la Juventus bisogna correre, bisogna sudare, bisogna lottare, bisogna avere grinta, bisogna avere voglia, bisogna avere cuore, bisogna avere passione. Signori, non c'è più Ronaldo. Non c'è più Ronaldo, che mal che vada la palla la butti là e qualcosa fa perché è un fenomeno. Non c'è più. Adesso siamo tutti normali. Il semidio è tornato sul Monte Olimpo. Hercules è tornato sul Monte Olimpo. Ora siamo comuni mortali, tutti. E come tutti abbiamo doveri e diritti, cosa che molte volte Cristiano Ronaldo non aveva, perché aveva molti più diritti. Ora abbiamo tanti doveri in più. Quindi che non passi il messaggio a tutti questi calciatori che l'anno scorso è andata così e che anche quest'anno potrebbe andare così, perché l'anno scorso avesse stata la mosca bianca, eh? La Juventus che fa un campionato del genere, che rischia di arrivare quinta, non è la normalità, signori, con questa squadra. Ve lo dico tranquillamente, sia voi tifosi che i calciatori, che voglio che passi questa cosa. Non è la normalità e non deve passare il messaggio che, vabbè, faremo un altro anno così, perché è vero che sarà un anno di transizione, è vero che sarà un anno di ridimensionamento, ma i coglioni bisogna tirarli fuori, eh? Subito, adesso, perché nessuno ci regala niente, l'abbiamo visto, eh? Udine e Torino, Udinese e Empoli, un punto in due partite, adesso ci sono Milan e Napoli e Milan, due partite complicate, e non si può giocare solo le partite che ci pare a noi perché sono più divertenti, avversari più forti, no, bisogna giocarle tutte, perché i tre punti che fai con l'Udinese, i tre punti che fai con l'Empoli sono uguali ai tre punti che fai con Milan e i tre punti che fai con Napoli, e i cinque punti che hai lasciato indietro tra l'Udinese e l'Empoli sono cinque punti in due giornate di campionato, che ragazzi, ma alla lunga, ma sapete quanto vanno a influire queste robe qua? Ma ne avete una minima idea? A me è parso di vedere la Juventus nel secondo tempo che giocava per amministrare il risultato. Se sembrava che non stessero perdendo, non c'era la volontà, la grinta, la voglia di andare ad attaccare, non c'era assolutamente, palleggiavano così, poi ogni tanto, poi non siamo squadra, ragazzi, non siamo squadra, in questo momento non siamo squadra. Lig l'ha letta benissimo nel post partita, attenzione, nel post partita, l'intervista da Zon, quando dice cerchiamo di risolvere troppo con l'individualità, è vero, ma ragazzi, ma portiamo solo palla. C'è stato un momento in cui sia Bentancur che Kulusevski, tutti dritti, palla al piede dritti, via così, dritti palla al piede, che poi magari qualcuno si libererà oppure la perderò oppure farò una giocata, ma non è giocare a calcio, eh. Signori, questo non è giocare a calcio, intendiamoci subito, questo non è giocare a calcio, non è giocare a calcio, cioè mi dispiace, non... A me ha dato più fastidio l'atteggiamento che ho visto in campo piuttosto che il risultato, perché ti va male, bombardi la porta dell'Empoli, il portiere fa 200 parate, le ha fatte solo nei primi 20 minuti, meno male, è una un po' più in là. Però tu non sei mai andato a creare difficoltà all'Empoli nel secondo tempo, tipo mai arrembare, mai, cioè, se esci dallo stadio che hai perso 1-0 perché hai fatto la partita della vita e gli altri erano in stato di grazia, ma l'Empoli ha giocato la sua partita, ragazzi, è venuto a Torino a giocare la sua partita, una squadra che è venuta dalla Serie B. Che non passi il messaggio che sia una cosa normale, perché non è una cosa normale, eh. Bisogna essere più squadra, bisogna essere più uniti, perché non lo siamo, in questo momento non lo siamo. Anche atteggiamenti in campo, si vedevano giocatori che si parlavano, stizziti. Non è questo, il mood giusto per affrontare la stagione non è questo. Capisco che il discorso legato a Cristiano Ronaldo sarà stata una bomba psicologica e emotiva nello spogliatoio. E quindi un giorno passerà, il tempo ce la porterà via, le menti torneranno normali, il lato tecnico invece no. E siamo carenti sia sotto il lato psicologico in questo momento, sia sotto il lato tecnico. E non è bene, e non abbiamo nemmeno una fase difensiva di livello, cosa che le Juventus e Allegri hanno sempre avuto. Voglio partire proprio da Max, e mi dispiace bocciarlo per la seconda volta, ma questa volta è una bocciatura grave, questa volta è una bocciatura da 4. Ragazzi, la formazione iniziale è stimolante, se volete, Chiesa, Dybala, punte, McKennie trequartista, però è che Dybala, uno lì senza un altro di fianco, non ci riesce a fare. Dybala avrà toccato 10 palloni solo sui raccordi, mai tentato il tiro in porta, mai tentato uno contro uno. Molte volte preso spalla alla porta, perdeva la palla per forza di cose perché non è un centravanti, deve esserci qualcuno vicino a Dybala per fare quel lavoro lì. McKennie, fantasma. Rabiot e Bentancur, cioè già abbiamo un centrocampo scarso, mettiamo 4 centrocampisti di cui uno è Danilo davanti alla difesa, che io tra l'altro ho visto tante pagelle, spoiler subito il voto di Danilo, che erano insufficiente, gravemente insufficiente. Io do 6, ragazzi, Danilo magari non si è visto in televisione, dal vivo tante volte è andato a bloccare delle ripartenze che l'Empoli stava arrivando in porta, eravamo tutti su,
faceva delle diagonali, faceva delle chiusure, stava ultimo uomo, era intelligentissimo, eh. Senza Danilo ieri ne prende altre due. Senza Danilo ieri ne prende altre due, perché la fase difensiva non è ancora di livello. Io non me la sento di dargli un'insufficienza, a maggior ragione schierato in un ruolo il regista di centrocampo che non è il suo. Non è il suo, qualcosa può fare. Secondo me ha fatto una buona partita anche in fase di impostazione, nei limiti, pensando che è un diavolo di terzino davanti alla difesa che deve fare il regista, perché abbiamo i centrocampisti che i centrocampisti non li sanno fare. Quindi io non me la sento di sparare addosso a Danilo, anzi io lo vado a premiare. Lo vado a premiare con la sufficienza, che in una partita del genere è oro, è grasso che cola, signori. Signori. Quindi, poi, senza centravanti, Max. Giochiamo senza centravanti, va bene che Morata non è un attaccante, non è un bomber, non è... Però abbiamo fatto 200 cross nel primo tempo, abbiamo fatto 20-30 cross nel primo tempo. Chiesa e Pala sono alti così. Anche il cambio Quadrado De Sciglio, Chiesa Kulusevski. Cioè Chiesa davvero era indemoniato, era l'unico che stava facendo qualcosa. È ovvio che Allegri in questo momento sta ancora cercando di capire qual è la sua Juve, chi sono i giocatori che possono dargli qualcosa, messi dove. Però Max, gli esperimenti, io capisco che è andato anche via Ronaldo, però adesso bisogna andare sul velluto, adesso bisogna andare con le certezze, sembra un po' la stagione, il secondo anno di Allegri, quello che parte male e che poi con la super rimonta ci riproietta là, ma quella rimonta è nata da una fase difensiva di livello, da un gruppo che era squadra, cementati, non siamo questi, poi magari lo diventeremo, ad oggi minimamente non siamo questi. Szczęsny 6, addirittura fatto un paio di parate. Cioè, no, potevi farle domenica Udine, che almeno 3 punti li portavamo a casa, eravamo messi meglio in classifica, non in zona retrocessione. Quadrado anche lui, sei meno, nel senso che lui i suoi dribbling li ha sempre fatti, è sempre andato a puntare l'uomo, mai creando dei concreti pericoli, se non un paio di occasioni che ha messo dei bei traversoni, ma ancora non c'era il centravanti, non c'è più Ronaldo, non c'era nemmeno Morata, Chiesa di Bala non sono rapaci da dare dei rigore. Quindi anche Quadrado è uno dei meno peggio, secondo me. De Ligt e Bonucci. De Ligt con Pitino. De Ligt ti do il voto con Pitino. Bonucci 5, ragazzi. Bonucci è andato in banana contro tutti gli attaccanti dell'Empoli. Fisicamente non ne gestiva uno. Molte volte in marcatura il pallone scivolava via. Oh, Leo, ma cosa c'hai? Leo, ehi. Sveglia, dai, ragazzi, è iniziato il campionato. Siamo meno 5 dal primo posto, meno 5 dopo 2 giornate, signori, è ora di pedalare. Alessandro ancora con Pitino, ma che Alessandro farà mai una partita che non è da Pitino? Con Pitino. Bentancur, dicevo prima, ragazzi, Bentancur, Rabiot e McKenny sono a 4,5 in pagella, ma ditemi che partita hanno fatto Bentancur, Rabiot e McKenny. Bentancur e Rabiot sembravano una fotocopia uno dell'altro, prendevano palla dritto, via andare, correre verso l'alto. Beh, allora andate a fare la maratona, andate a fare la marcia, 100 metri piani, se l'obiettivo è fare 100 metri in allungo. Oh ragazzi, a giocare a pallone non si fa così, non è che si prende palla e si va e poi quello che succede, succede. Signori, a centrocampo poi la palla bisogna girarla, giocare velocemente, con i tocchi, riempire gli spazi, muoversi senza palla. No, noi prendiamo palla, poi andiamo là. Se la recuperiamo, prendiamo palla, andiamo là. Se no passiamo all'indietro, se no una cannonata in avanti con un lancio lungo. Queste in questo momento sono le nostre opzioni al centrocampo, In questo momento queste sono le nostre opzioni al centrocampo. È quello che dicevo ieri. Arriva Moise Kean, va benissimo, ok, perfetto, è CTP, però poi il colpo a centrocampo me lo devi fare, è buono. Perché non abbiamo né uno che gira il pallone con i tempi giusti, né uno che si inserisce in zona gol e ci butta dentro il pallone. Oppure magari quello può essere McKenny, ma non è un trequartista McKenny. Cioè McKenny non può fare il trequartista, non ha la tecnica di fare il trequartista, non c'ha l'imbucata di fino di fare il trequartista. Deve essere una mezzala McKenny che si butta dentro gli spazi. Ieri non l'ha fatto mai. Non l'ha fatto mai. Anche lui da 4,5, cioè veramente la partita di McKenny, signori, è qualcosa da far vedere alle scuole calcio e dirgli non fate mai così perché fa il ruolo del fantasma. Danilo ve l'ho già detto, sai, lo salvo. Io Chiesa gli do 7. Perché è l'unico giocatore che prendeva palla, andava a puntare, aveva voglia, ci credeva. Come fai a non dar 7 a Chiesa? È stata l'unica luce nel buio, era come essere in una stanza completamente buia con la luce di un accendino accesa e dici ma quello è Chiesa, era l'unico su cui si poteva puntare. Viene sostituito per Kulusevski a un certo punto, che non ne azzecca mezza. Dybala 5, Chiesa 7. Ripeto, Dybala, ragazzi, Dybala non è mai stato nella condizione di poter far qualcosa.
tirato un paio di volte, è venuto rimpallato dalla difesa dell'Empoli, murato alla difesa dell'Empoli. I cambi, vabbè, De Sciglio senza voto. Locatelli non mi è dispiaciuto quando è entrato, un 6 se lo merita, all'ultimo stava addirittura per tirar fuori un coniglio dal cilindro con un gol inaspettato, che purtroppo è uscito a lato, quindi a Locatelli non si può contestare niente. Bernardeschi, Kulusevski, Morata, ma che cosa hanno fatto quando sono entrate Bernardeschi, Kulusevski e Morata? Ma qual è stata l'utilità di queste tre persone? E me lo dice uno che a fine primo tempo continuava a dire: ci serve un attaccante. Morata invisibile, aveva il mantello dell'invisibilità addosso, si è mai fatto trovare in area di rigore, mai giocato di sponda. Anche qua questa continua voglia di abbassare la testa quando abbiamo palle e puntare. Noi vogliamo arrivare, non giochiamo mica rugby, ragazzi, non dobbiamo mica guadagnare i metri abbassando la testa e andare, lì bisogna arrivarci girando il pallone, palleggiando, trovando gli spazi, trovando l'uno contro uno, andando in verticale, andando in contropiede, come volete, ma mica portando palla verso l'area di rigore avversaria. Ma che cos'è? Ma che cos'è questa voglia di essere i fenomeni, di voler far vedere che la risolviamo da soli perché magari adesso non c'è più Ronaldo, no, adesso non gliela devo più passare, adesso lo faccio io. Non siete, nessuno è Ronaldo, non c'è Cristiano Ronaldo. Ragazzi, non c'è, ci servirebbe... Non c'è, e quindi è ora di iniziare a giocare da squadra, ma ragionare da squadra. Non c'è stato un momento in tutta la partita in cui ho pensato: ecco, stiamo giocando da squadra, se non i primi 20 minuti, ripeto, ma se giochi a Torino contro l'Empoli dopo 2 anni che non hai tifosi in casa, la prima senza Ronaldo, che devi dimostrare qualcosa dopo che non hai vinto a Udine, non puoi giocare 20 minuti e poi basta. Ragazzi, 20 minuti e poi basta. Scusate, sono arrabbiato. Sono arrabbiatissimo. Più ci penso e più sono arrabbiato. Ho fatto 4 ore a guidare stanotte così, incazzato come una iena, al buio, a tratti sotto la pioggia, incazzato perché non ci credevo. Ma stiamo scherzando? Meritata dell'Empoli. Bravi, a proposito, giungo bravi all'Empoli, perché quando si perde vanno fatti i complimenti agli avversari e basta, senza cercare alibi o quant'altro. Direi che quello che avevo da dire l'ho detto. Concludo dicendo che, ribadisco ancora una volta, in questo momento un finalizzatore non ce l'abbiamo, non abbiamo un cecchino, non abbiamo un centravanti d'area di rigore, non c'è più il finalizzatore alla Ronaldo, non c'è più quello bravo a catalizzare tutti i palloni in area, non ce l'abbiamo, e nemmeno Moise Kean è un giocatore del genere, quindi... Mauro Icardi lo capisco come nome, un giocatore che quando spari la palla alta è lì, alto, bravo di testa, bravo a metterla giù, a pulirti i palloni. Non c'è un giocatore all'Allegri. Allegri ha sempre avuto un attaccante, Mandzukic, Higuain, ha sempre avuto un giocatore di questo tipo che fa quella roba lì. Oppure l'alternativa è un centrocampo che funziona, quando c'erano Tevez e Morata. In questo momento il centrocampo funziona, non ce l'abbiamo, è palese, e quindi oltre a Icardi servirebbe anche uno bravo a centrocampo, o uno che gira il pallone con i tempi giusti, ma quello potrebbe essere Locatelli, ovviamente adattato, come adattato da Nilo, adattato a Locatelli, e uno che si butta dentro in zona gol, e basta. Poi un'altra roba, veramente, basta, Max, ti prego, ti scongiuro, lo so che ci arriverai perché so che sei fatto così, ti conosco, è sempre stato il tuo modus operandi, partire, studiare, capire, poi arrivi a una certa e dici, basta. Questi sono quelli forti, questi sono quelli meno forti, giocano quelli forti, quelli meno forti, li vediamo poi quando ce n'è bisogno. Adesso c'è bisogno di questo, trovare una quadra di quelli che davvero possano giocare a pallone nella Juventus e panchinare quegli altri e basta, e ripartire dalla fase difensiva di livello, perché il centrocampo veramente non dà una mano alla fase difensiva. Ribadisco, meno male che ieri sera c'era Danilo, se no torno a casa sotto la pioggia guidando 4 ore. Che non abbiamo perso 1-0 in casa contro l'Empoli, ne ha perso 2-3-0, ribadisco ancora una volta, meritatamente. Forza Juve, non volevo arrabbiarmi, la premessa iniziale non l'ho mantenuta e vi chiedo scusa, ma più ci penso a questa cosa più illogica. Ribadisco che voleva essere un discorso tranquillo, una chiacchierata tranquilla. È ovvio che quando vai a toccare questi tasti qua, insomma...